E quindi la guida qua. Ciao, venite, venite. Allora, oggi vediamo il Museo del Parma. Cosa vi aspettate di vedere per il Museo del Parma? Cosa pensate di vedere? Qualcuno l'ha già visto, dite. Secondo voi in un museo cosa trovate? Cosa vedete? La storia. Pezzi storici del Parma, sì. Troviamo quello che è. Troviamo quello che è il percorso di una storia di più di 100 anni. La maglia del Parma, per la quale diciamo, il Parma è conosciuto, qual è? Com'è? Crociata. Il Parma ha iniziato però la sua prima, diciamo, le sue prime due o tre partite con questa maglia. Una maglia che sembra quella da bambino, a quadrettoni gialli e blu, per poi passare sei mesi dopo alla maglia crociata che è identificata e definita proprio come la maglia del Parma. Quindi quando vedete una maglia bianca con la croce nera è la maglia del Parma, perché nessuna altra squadra ha come maglia ufficiale una maglia bianca con la croce nera. È un simbolo che nella storia ci ha sempre portato ad essere riconosciuti e sempre considerati. Il simbolo dello stemma, diciamo, del Parma, il primo è stato questo, con proprio bianco con la croce nera, per poi essere più avanti nel tempo modificato e affiancato anche con le righe gialle e blu, che sono i colori della città di Parma. Qua vedete che anziché la maglia crociata, negli anni 50 si giocava con una maglia a righe gialle e blu. Qua ci sono maglie crociate e maglie a righe gialle. Il Parma ha sempre giocato negli anni dalla fondazione fino agli anni della guerra, fino agli anni 50, in categorie minori. Però questo ha permesso in ogni modo a giocatori, a persone di Parma di poter arrivare a giocare in nazionale. Questa è la maglia del primo giocatore di Parma che ha indossato la maglia della nazionale di calcio italiana. Il campionato del mondo del 1962 in Cile e il giocatore è Bruno Mora. Bruno Mora è un giocatore che ha giocato poi anche nel Milan ed è ritornato poi, una volta che ha giocato ad alti livelli, a finire diciamo, la sua carriera di giocatore a giocare ancora a Parma. Qua siamo andati, diciamo, sempre in crescendo, e invece in questi video, in queste immagini, vedete alcuni giocatori che sono passati da Parma. Senza leggere, magari dalle foto, guardate se riconoscete qualcuno. Questo Massimo Barbuti era un bomber molto apprezzato negli anni 80, poi Luigi Apolloni. Questo è Carlo Ancelotti, un famoso allenatore che ho sentito tantissime volte, che ha iniziato proprio a giocare a Parma nel 1977, era un giovane, diciamo, di belle speranze che così poi si sono anche rivelate, e oltre ad aver iniziato la sua carriera di giocatore a Parma si può dire che ha iniziato anche la carriera di allenatore, anche se aveva già fatto un anno prima, però a Parma ha iniziato proprio anche a farsi apprezzare come allenatore. Questo Amauri, questo Adriano, Zorato, Gianfranco Zola, Lilian Turan, portiere, Claudio Taffaro e Mario Stani, questi sono tutti giocatori che in tempi abbastanza recenti hanno indossato la maglia del Parma. Qui vedete che ci sono maglie crociate, ma anche maglie, diciamo, con già lo sponsor Parma. Ma c'è Crespo. Sì, Crespo lo potete vedere, sì, oltre che qua, che ce l'abbiamo con l'immagine, adesso non so quanto avanti possa essere, vediamo se lo troviamo, ma c'è sicuramente. Non so dove, questo è Alessandro Carelli, Alessandro Melli, Grun, Massimo Gobbi, Sebastiano Giovinco, Gilardino, Bellotta, Freddo, Vivaglio, Di Chiara, c'è anche Crespo, ecco, ma Crespo. Però Crespo lo potete vedere bellissimo in quell'urlo di gioia, ed è l'urlo di gioia di un gol alla fine di... contro la Juventus, il 9 contro 11, verso la fine della partita siamo riusciti a pareggiare con un gol incredibile, che ha un sacco di cose. Venite pure avanti. Ancelotti lo vedete anche in questa gigantografia alle vostre spalle.
provate a guardare queste fotografie, poi voi vedete, diciamo, tante immagini di gioco, vedete la figurata dei giocatori del Parma che giocano, e nonostante il Parma in questi anni, diciamo negli anni in cui sono state scattate queste fotografie, questo è il Tardini, non giocassi in Serie A, qua si stanno giocando in Serie C, in Serie B, nella migliore delle ipotesi, guardate, lo stadio è sempre pieno. Lo stadio di Parma, sia dei primi anni, qua siamo negli anni 20 addirittura, quindi proprio molto molto tempo fa, nonostante si giocasse in categorie non alte, ma lo stadio era sempre sempre pieno. Questo vuol dire che l'attaccamento dei tifosi alla squadra di calcio di Parma, guardate qua, era sempre comunque molto molto forte, perché comunque la testimonianza degli stadi pieni di tifosi al seguito è sempre, diciamo, rappresentata in tutte le fotografie. In che anno il Tardini è stato coperto con... Il Tardini è stato coperto molto molto tardi, nel senso che è stato coperto con l'arrivo della Serie A negli anni 90 e buona parte, purtroppo ancora, tipo le curve dove viene ospitato la maggior parte di pubblico, è ancora scoperto. Purtroppo in Italia non c'è una tradizione di investimento negli stadi, e perché i soldi per queste coperture sono, diciamo, le spese sono imponenti e le curve sono ancora scoperte. Bisogna dire che lo spazio che ha il Tardini per essere coperto, essendo in centro città, è anche poco, e anche quello rende difficoltoso la copertura delle curve. Allora, venite avanti qua. Adesso in questa tenda potete vedere il cartello davanti di qua. Potete vedere quello che è il materiale da gioco che veniva utilizzato tanti e tanti anni fa. In alto, a metà altezza, vedete quelli che sono i gagliardetti, quindi quelli che sono gli stemmi e gli scudetti del Parma, come sono cambiati nel tempo. Poi vedete i palloni come erano. E soprattutto vedete il cambiamento delle scarpe. Sono stacchetti che sono soprattutto piantati con i chiodi su delle superfici addirittura o di cuoio molto spesso, o addirittura in alcune anche di un metallo, proprio perché all'epoca le scarpe erano così. Adesso vi faccio notare una cosa, però voi, l'ho detto anche ai ragazzi di prima e lo dico anche a voi. Adesso qual è la scarpa che è la più richiesta, oltre ai colori? Quali scarpe sono generalmente? Col calzino, che è una scarpa che copre, diciamo, un po' di più, copre la caviglia fino a scarponcino. Se guardate le scarpe di 100 anni fa come erano, quelle, ma ancora quelle prima, quelle ancora quelle prima, sono proprio a scarponcino. Quindi adesso le scarpe ultramoderne, che voi magari diventate, fate, diciamo, chiedete ai vostri genitori di comprarvi come ultima cosa, si rifanno alle scarpe di oltre 100 anni fa, che erano proprio alte a scarponcini, quindi si è ritornati un po' indietro nel tempo. Quindi questo per farvi vedere, le scarpe allora erano nere, e già la Tepa Sport e l'Adidas, che attorno agli anni 80 iniziavano a mettere i primi inserimenti bianchi, erano una grande novità. Adesso addirittura le scarpe sono completamente colorate. Questa scarpa attorno agli anni 80 fu la prima a portare un po' di colore, perché iniziavano a farla con la suola bianca e gialla, ed era un qualcosa di estremamente vistoso e particolare rispetto alla classica scarpa nera che c'era sempre stata fino ad allora. Adesso sono invece molto molto colorate, alcuni le portano ancora così, ma sono molto 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 colorate. Scusate, dietro di voi vedete quello che è un po' un percorso di alcune maglie particolari del Parma. Questa qua davanti è la maglia con lo stemma della Champions League, perché nel 97-98 il Parma ha avuto la possibilità, l'unica volta, di disputare un girone intero della Champions League. E questa era la maglia appunto con il simbolo della Champions. Questa qua è la maglia del primo anno di Serie A, e andando invece da quella parte vediamo la prima maglia crociata che è arrivata. L'ultima maglia crociata che è stata utilizzata prima di iniziare a fare quelle moderne, per poter fare in modo che lo sponsor del prosciutto di Parma fosse molto molto più sponsor. Questa è una maglia righe, e qua ci sono, per dire, le due maglie crociate, quella bianca con la croce nera, ma anche quella in versione, diciamo,
scudo della città di Parma gialla con la croce nera. Ma questo qui non l'avevano usato anche quando erano ancora in Serie A? Col calcio l'avevano fatto un attimo, l'avevano usato una partita. Sì, allora, una maglia in lanetta fatta in questo modo è stata rifatta in occasione del centenario contro il Cagliari, proprio per ricordare la storia di Parma e per rifare le maglie così come erano una volta. Contro il Cagliari, in occasione dell'anno del centenario, nel 2013, è stata fatta proprio una maglia uguale e molto simile a quelle storiche, a quelle vecchie. Sì. Ma è un simbolo la maglia? I colori sono dei simboli, bianco e rosso? No, quella lì rossa è la terza maglia, una maglia insolita che non rappresenta i colori di Parma, però l'abbiamo messa proprio perché è strana e proprio perché rappresenta un qualcosa fuori dalle regole. Ma non è una maglia che rappresenta i colori di Parma. Quella è la maglia di Lucarelli? Quella è la maglia di Lucarelli del primo tempo, quando ha fatto le 300 presenze con la maglia di Parma, quella proprio originale, e la sua fase di capitano. Adesso andiamo avanti e entriamo in un angolo che testimonia e ci fa vedere le coppe vinte dal Parma. Il Parma, nonostante è una piccola città, è la quarta squadra italiana come numero di coppe vinte. Quindi se pensiamo coppe europee, se pensiamo la grandezza di Parma rispetto a tante altre città economicamente più forti, possiamo dire che è un grande risultato, quello di essere il quarto in assoluto come club italiano a livello di coppe europee. L'ordine, non so il Milan, credo prima il Milan, poi l'Inter il secondo, solo l'ordine francamente non lo so. Io sto parlando di squadre italiane, non di squadre europee. E qua abbiamo, diciamo, dietro, anche qua delle foto di giocatori, di squadre dell'epoca che hanno contribuito alla vittoria di questi trofei. Qua potete vedere alcuni giocatori, questo può dire. Questa è la prima coppa che il Parma vince, è la prima coppa che il Parma vince, è la prima Coppa Italia contro la Juventus ed ha la possibilità di andare poi l'anno successivo a giocare la Coppa delle Coppe che si vince contro l'Andera semifinale a Wembley. Adesso qua potete vedere le coppe vere, queste sono proprio tutte le coppe vere. Allora, la prima è la Coppa Italia che abbiamo detto contro la Juventus, poi la Coppa delle Coppe, la Supercoppa Europea, Coppa UEFA, Coppa Italia, Coppa UEFA, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Queste sono tutte coppe vere conquistate in quegli anni da prima. Guardatele bene perché sono sicuramente. Allora, possiamo andare avanti da questa parte. Da questa parte vedete, diciamo, i giocatori calzano la coppa per dire questo è Sensini e questa è la stessa maglia che ha utilizzato in quel momento. Quindi questa è la sua maglia di quel momento. Questa qui è la finale. Massimo. Qua di fronte ci arrivate. Qua vedete sicuramente un giocatore che non riconosce. Questa è la portiera sicuramente più forte al mondo, che ha iniziato a giocare a Parma, però questo portiere, questo giocatore così apprezzato, così riconosciuto, le uniche coppe europee che ha vinto, le ha vinte con la maglia del Parma, perché con la Juventus non ha vinto coppe europee, ha vinto altre cose, ma le uniche coppe europee del suo palmarès le ha vinte con la maglia del Parma. Andiamo avanti, qua vedete Benarino che a livello di presenze con la maglia del Parma tra tutte le competizioni è quello che ha il maggior numero di presenze ed è colui che quelle coppe le ha vinte tutte.
durante le vittorie di quelle coppe Antonio Benarino era sempre qui. Adesso, se di là avete visto le cose antiche, le scarpe antiche, qui vedete l'evoluzione e le scarpe un po' più moderne. Indipendentemente da come sono, di chi sono, vedete che il colore rispetto al nero e alla sobrietà di prima sono decisamente molto cambiati. Adesso vi dico Matteo Ferrari. Allora, ragazzi, giratevi. Adesso vi dico una cosa. Di là abbiamo visto le coppe e vi ho detto che sono stato un percorso importante della storia del Parma. Però ci sono stati momenti nella storia del Parma che valgono forse più di quelle coppe, perché una coppa si vinceva, perché c'era una squadra forte, perché c'era, diciamo, una serie di circostanze che ci portavano ad arrivare a vincere la coppa. Però negli anni ci sono stati avvenimenti e qua ne ha rappresentato una con questa maglia gialla, con questo titolo della Gazzetta dello Sport, ma soprattutto con quella maglia, con quei parastinchi che ci hanno permesso di restare in Serie A, in uno spareggio in cui tutto portava a far sì che il Parma dovesse andare in Serie A. Giuseppe Cardone, che è qua di dietro a voi, compra la maglia con quei parastinchi, abbiamo qua lo spareggio, ha fatto gol e ci ha messo a disposizione la sua roba per, diciamo, rappresentare quel momento storico che per il Parma vale tanto quanto le coppe che avete visto lì in fondo. Perché restare. Stavi cantando il Parma. Ci siamo cambiati un po'. Ci abbiamo il plastica in cera. Ha giocato con lui, è lui. Vincere quello spareggio per il Parma ha voluto dire, oltre a restare in Serie A, ha voluto dire scongiurare il fallimento, scongiurare tantissime situazioni. Ed è stato veramente un momento molto molto particolare. Poi magari potete chiedere a lui le impressioni e le sensazioni di quei. Giulia è rimasto scandalizzato. Non lo sapevi. Allora, passati quegli anni, tra mille traversie siamo arrivati comunque in ogni modo a festeggiare 100 anni. Questa è quella maglia storica che è stata riprodotta l'anno come vi dicevate prima, quindi nel 2013, in occasione dei 100 anni, si è arrivati a giocare con questa maglia. Questo è Sansone. Sansone. Sì. Questi sono giocatori che... Chi ha vinto la finale? Cosa? La partita del centenario col Cagliari era pareggiato. Alla fine poi si era pareggiato. Purtroppo passato l'anno del centenario, dei festeggiamenti, dell'euforia, è arrivato subito dopo il fallimento. La gestione di Ghirardi e di Leonardi ha portato la squadra, la società, al baratro, si è sprofondati e si è falliti, sono finiti i soldi e c'è stato il fallimento, quindi il Parma ha dovuto rinunciare alla Serie A ed è ripartito dalla Serie D, il gradino più basso da dove si possa giocare al calcio per il club. Questo è l'anno della Serie D, si è vinto il campionato di Serie D e quest'anno, ma qui ancora non abbiamo avuto modo di metterlo, ma lo metteremo presto, quest'anno, proprio la settimana scorsa, si è vinto il campionato di Serie C e l'anno prossimo si ricomincia dalla Serie B con tante ambizioni e con tante speranze per tornare dove fanno una vita. Qua è rappresentato, diciamo, gli oggetti della Serie B, la Coppa vinta e le varie maglie che sono state utilizzate in Serie B. Qua c'è la maglia che Alessandro Vittarelli ha indossato per festeggiare i suoi gol in tutte le categorie col Parma. Lui ha fatto gol col Parma sia in Serie A, sia in Serie B, sia in Serie C che in Serie A. Perché gli mancava la Serie C e quando ha fatto gol in Serie C ha completato anche quel percorso. L'anno prossimo in questo spazio, se verrete ancora, non troverete queste cose, ma ne troverete altre
perché logicamente andrà festeggiato il nuovo traguardo che è stato raggiunto. Qua potete vedere, trovate sicuramente dei calciatori di questi anni che riconoscete se avete seguito il palco. Siamo? Ragazzi? Ma l'anno prossimo deve